Good evening, everyone. My name is Father Tim MacDonald, and I'm the acting director for the Centro Pro Unione. Came here in January, but it wasn't the first time to be here in Rome. In the past, I'd come for a number of years to teach in the summer course on ecumenism, and one of the things that always happened at the summer course was an orientation, and the orientation had to do, part of it had to do with this particular room. And our art historian, Laura Donna, she's here tonight, and Laura Donna would explain about this room. One of the things that she had told was back in the 1500s, that Vivaldi's Four Seasons were first presented in Italy in this room. And all the students would be aghast at this. What an amazing experience to be in a room of that kind of historical background. The other thing, though, also during that time, was that at the during the Second Vatican Council, when the bishops were kind of honing up on their theological knowledge and so on, I guess there were different places in Rome where theologians would talk to them about various topics. I know that here at the Centro, right in this room, the bishops would gather and there would be theological speakers come to talk to them about various and sundry topics in terms of ecclesiology and other topics. And one of the things that surfaced particularly at one of those sessions was the whole concept of the hierarchy of truths, and that was brought to the fore here in this very room. So that's certainly sort of significant. Of course, we're well aware of the decree on ecumenism and its impact. It reminds me, in a way, of that Vivaldi's Four Seasons, that you can be in any part of the world and hear the Four Seasons of Vivaldi. In a similar way, I was thinking about the decree on ecumenism, how the word of it spread out beyond probably those little conversations that the bishops had at the Second Vatican Council, and then they went home from the council with the word, an evangelical word that spoke of the prayer of Christ that all may be one, you know, in terms of the decree on ecumenism. And it's been spread far and wide ever since then. And so here tonight, we want to welcome Bishop Farrell, whom we know from the times when I was teaching the course in ecumenism. But I remember going over and talking to him. One of the things I remember from one of the sessions with Bishop Farrell was the kind of an emphasis that, you know, ecumenical activity is not really contained here in Rome. It is not here in the dicastery, but it is being celebrated, it is being acted upon out in the parishes, out in the diocese, out in the local church. I remember that very, very much, and I said, that kind of makes a bit of a turn for me with the very heavy emphasis in my own mind, you know, on the importance of the dicastery. It is important, of course. I'm not saying it's important, but it is, of course, important. But where is the life of the church is really what the point that was being made. I'm sort of wandering a little bit, but I'm getting to where the point I want to make. The ecumenical song is still being sung here at the Centro Pro Unione. And one of the singers of the song is Professor Teresa Rossi. And she's come up with a kind of an original title for this project of hers that's in four sections now. I think this is going to go on forever. In any case, she's named it Mad for Ecumenism. Now, I was thinking about that Mad for Ecumenism title. It seems a little bit frivolous for something as serious as ecumenism. But then she explained
to me back in at Sant'Onofrio that actually it's just the mnemonics. And believe me, you're not going to get an explanation of that from me tonight. The thing is, when I talked about this mad for ecumenism idea, it's rather interesting that it really is an evangelical quest to see the fulfillment of Christ's prayer for the fulfillment, ultimate fulfillment of unity among all Christians. And so that it's something we have been working towards, very much, of course, a part of the spirit of our own founders, Father Paul Watson and Mother Lorena. They founded the community really in the Episcopal Church in the United States, and then eventually became Roman Catholic. The whole community actually was accepted into the Roman Catholic Church. And it's been a part and parcel of our life and our charism, our special gift of the Spirit and our existence as a community in the Church ever since, and continues down to the present day. With that intro, I'm going to turn the mic over then to Professor Rossi. I should say that I have met a number of people here since I came in January. It's nice to greet them all. Vasily Kopek is one of our speakers, and it was very nice to meet him shortly after I arrived here. Father David Carbonara, and I'm not going to tell you how I remember his name, but I do remember, I forget most names, but I'm not going to forget that one. And we welcome you both here today, this evening. So, Teresa, if you would. Thank you very much, Father Tim, for your words of welcome. And the event is going to be half and half Italian and English. So you have in written form what is going to be said in the other language, okay? Siete stati accolti con un aperitivo al melograno. Avete davanti a voi le melegrane, simbolo di unità, da sempre. Tanti chicchi, un solo frutto. Perché questo celebriamo oggi. Un percorso che ha costruito comunione e unità, piccolo quanto alle dimensioni, ma che ha costituito un traguardo interessante quanto alla costruzione di comunione e alla dimensione ecumenica del Sinodo. Questo è anche il motivo per cui abbiamo voluto avere l'immagine del Concilio di Nicea, tanto significativa per la fede credente. Molti di voi conoscono il progetto MED for Ecumenism, a cui Padre Tim accennava, MED, Mutual Accountability Desk. Ha già al suo attivo due moduli e oggi celebriamo il compimento del terzo modulo che è stato centrato sulla sinodalità e ha attivato quella che mi piace chiamare una catena di ascolto. Ascolto era una parola chiave del sinodo. We are here today to celebrate a joyful event, a path of unity building, a little though meaningful ecumenical contribution to the synod promoted by the Centro Pro Unione through the MED for Ecumenism project, Mutual Accountability Desk, aiming at fostering mutual accountability among Christians. La prima fase del progetto era ascoltare un gruppo di fedeli cattolici a cui abbiamo chiesto di riflettere sui caratteri della Chiesa sinodale del futuro, sulle sfide all'identità cristiana e come la Chiesa è in grado di rispondervi. Vorrei presentarvi, sono qui tra noi questa sera, alcuni di questo gruppo di primi fedeli, li abbiamo chiamati Madders, perché dal progetto, Suor Mariangela Congiu, Suor Maria Rita De Bonis, prego di alzarvi, sì, così vi possano vedere, Mariano Di Furia, Maria Francesca Filadoro, Antonella Germani, ci raggiungerà, Lina Manzione, Fiorina Marconi, Elena Montani, Margherita Maria Rossi, Teodora Rossi. Sono anche nel gruppo Alessandro Maras,
Guido Boffi, Mario Berti, Raffaele Capolicchio, Liliana Pasquini, Francesca Pica, Elvira Staffieri, Emiliano Vinciarelli. Questi ultimo gruppo purtroppo non hanno potuto essere con noi stasera, ma lo sono in spirito. Più alcuni rappresentanti di giovani dai 15 ai 18 anni e alcuni genitori di ragazzi del catechismo. Grazie a tutti voi per aver dato l'avvio a MED con spirito pionieristico. Those who have called were some of the faithful who started the project by reflecting on the features of the Synodal Church for the future and produced the first document submitted to the Synod. Ci hanno inviato le loro relazioni scritte e poi si sono incontrati qui al Prounione per condividerle. Hanno mostrato una grande fiducia nel percorso sinodale e anche una fiducia nella Vis Renovationis di Papa Francesco. Non hanno nascosto le difficoltà, le paure, le delusioni, anche espresse con parresia, ma sempre animate da un collante straordinario, un vivo, vero amore per la Chiesa. Sono stati davvero Christi Fideles. E questo amore è stato il cemento del loro report che abbiamo intitolato Indagine sulla identità cristiana, indagine sui temi emergenti della fede e della società. Fase 2 del progetto, quella più ecumenica. Abbiamo posto tutto questo nelle mani di un team di esperti di mirabile competenza, di diverse tradizioni cristiane, perché ascoltassero le istanze di questi fedeli e provassero a rispondere insieme, sinodalmente. Quindi non una riflessione sulla sinodalità, ma uno sperimentare una dinamica nuova, porre in atto un dinamismo sinodale. The reflections of this group of faithful has been then answered by a group of pastors and theologians and leaders from different Christian traditions in a joint common effort and in a real spirit of synodal journey, and in this their reflections and their answers produced a second document. Permettetemi di presentare alcuni di questi consulenti ecumenici, quelli presenti qui questa sera, il professor Odair Mateus Pedroso, professore all'Istituto Teologico di Bosse in Svizzera, già direttore della Commissione Fede e Costituzione. È venuto da Ginevra apposta per essere con noi questa sera. Thank you, Odair, thank you very much. Il Vescovo Brian Farrell, segretario del Dicastero per l'Unione dei Cristiani, a cui rivolgo un grazie particolare per l'incoraggiamento che sempre dà il Ministero del Centro Prounione e dei Frati della Tonemen e anche per l'ispirazione che il suo Ministero è per noi. Ci raggiungerà più tardi, perché in questo momento è in Gregoriana con un altro atto accademico, la professoressa Lorella Congiunti. Non tutti hanno potuto essere qui con noi, ma facevano parte del gruppo di consulenti la professoressa Tamara Gjelice, docente presso la Ilia State University di Tbilisi e già ambasciatore di Georgia presso la Santa Sede, l'arcivescovo Ian Ernst, direttore del Centro Anglicano e rappresentante personale dell'arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede, il professor Daniele Garrone, docente della Facoltà Valdese e presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, il pastore Raffaele Volpe, pastore presso la Chiesa Battista di Firenze, già presidente della Unione dei Battisti Evangelici in Italia, il professor Basilio De Gurski, docente presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino e procuratore generale dell'Ordine di San Paolo Prima Eremita, il professor James Puglisi, docente emerito presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, che era direttore del Centro Prounione quando è iniziato il progetto MED, e a lui dobbiamo l'intuizione felicissima di aver coniugato MED con il Sinodo. Di questo gli siamo molto grati. I consulenti hanno, direi, il genoma di quella costruzione dell'unità, e questo ha permesso di raggiungere un risultato ragguardevole, un documento congiunto, sottoscritto all'unanimità, che offre una risposta davvero pensata insieme alle istanze dei Medders. Quindi le domande di un gruppo di fedeli sono diventate la premura pastorale e la domanda epistemica di un gruppo di leader di differenti confessioni. Sono stati convergenti nel trovare nella sapienza biblica i criteri per interpretare lo scenario di oggi
e poi hanno saputo mirabilmente agganciare la diversità delle loro prospettive allo scenario attuale, dando piste operative e riflessioni sinergiche. Nel report abbiamo anche dato voce alle differenze, quindi ci sono delle affermazioni comuni e poi delle glosse laddove le loro prospettive confessionali erano effettivamente diverse. Abbiamo intitolato il documento Assidui nell'ascolto, un responso ecumenico sinodale, per riecheggiare il versetto biblico di Atti 2,42 e ricordarci l'idea di un'assise riunita per uno scopo comune, che è il cuore del progetto MED. I documenti sono stati consegnati direttamente nelle mani di Sua Eminenza il Cardinale Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, che ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa e i suoi risultati. Vi invito a leggere il report che sarà disponibile a breve nel nostro sito. I report di MED 1 e MED 2 hanno raggiunto insieme oltre 9.000 downloads e quindi noi speriamo che MED 3 abbia anche, possa attestarsi comunque confermare questa attenzione. Permettetemi in questo momento anche di ringraziare Neto Espedito, il collega che è curatore della parte grafica del ebook di MED 1, 2 e 3. Attualmente occupato nello streaming. E ora veniamo ad oggi e siamo alla conclusione di questa prima parte. E il percorso di comunione è stato realizzato e per celebrarlo oggi abbiamo avuto dei relatori di grande spicco che ringrazio. The documents have been submitted to the synod and we want to celebrate this today with two speakers that have very kindly accepted to be with us. They're really distinguished guests that I'm going to present and they're going to give us Padre Davide Carbonaro, a kind of a backstage of the synodal process for the Diocese of Rome, and Professor Mihoc later, something about a preview of where the World Council of Churches is going. You have the abstracts. E a questo punto sono lieta di cominciare la seconda parte presentando il nostro primo relatore, Padre Davide Carbonaro, dei Chierici Regolari della Madre di Dio. Molti conosceranno il suo volto per la presenza nei media, ma anche per i suoi saggi. È un ministero ecclesiale, quello di Padre Davide, veramente a tutto tondo. Ha ricoperto moltissimi incarichi per la Diocesi di Roma, anche complessi, dall'ecumenismo alla pastorale giovanile, alle ACLI e anche per la sua congregazione, rettore dello Studium, procuratore generale, parroco anche della parrocchia di Santa Maria in Portico in Campitelli, ma è qui questa sera nella sua veste dei referente e coordinatore di tutto il processo sinodale per la città di Roma, quindi ci darà uno sguardo diciamo dalla prospettiva locale ma proprio il motore operativo del sinodo con la sua relazione Il cammino sinodale della Chiesa di Roma, un'esperienza in corso. Grazie Don Davide. Grazie. Grazie Teresa per questa presentazione. Naturalmente non è solo la mia voce, ma penso di presentare la voce anche dell'equipe sinodale della Diocesi di Roma, quindi anche la Diocesi di Papa Francesco. E da questo punto di vista presentare il cammino di una Chiesa significa in questo senso e nel percorso sinodale che abbiamo vissuto fino ad oggi, significa presentare la voce del popolo di Dio, quello che stiamo sperimentando anche nel grande sinodo che la Chiesa sta vivendo. Io vorrei partire da un'esperienza molto personale. Quando il 18 settembre del 2021 ci ritrovammo nell'aula Nervi, pastori, fedeli, con il nostro Papa Francesco, e lui ci parlò di questo inizio del cammino sinodale dicendogli: mi raccomando, voi siete la mia Chiesa, non mi fate fare brutta figura. Mi ricordo ancora questa espressione, quindi ci chiamò in carico proprio a essere esemplari anche in questo cammino sinodale. E ricordo personalmente che quando poi il Cardinal Vicario Don Angelo De Donatis formulò l'equipe diocesana, ci guardammo tutti quanti in faccia, eravamo diverse persone, pastori, fedeli provenienti da diverse parti, e quel momento fu un momento nel quale ci siamo detti: ma che cosa dobbiamo fare?
Partiamo dalle parole di Papa Francesco. Ascoltiamo, cominciamo ad ascoltarci, cominciamo ad ascoltare la complessità della nostra Chiesa. E lo abbiamo fatto insieme con gli strumenti che ci sono stati offerti anche dalla Chiesa d'Italia. Quindi un cammino locale, quello della Chiesa di Roma, un cammino nazionale e poi un cammino universale. E allora lì, durante i nostri incontri, ma quanti cammini dobbiamo fare? Ma che cos'è questo sinodo che cammina da una parte e dall'altra, la nostra Chiesa, la Chiesa nazionale? Sapete quando il Signore mi ha dato una risposta? Il 30 settembre in Piazza San Pietro, quando c'è stato quello straordinario incontro, Together, e lì eravamo presenti tutti. Erano presenti i membri del Sinodo Universale, eravamo presenti noi, tutti i membri, i referenti nazionali delle diocesi italiane, erano presenti i fedeli, erano presenti i giovani, erano presenti i rappresentanti, i fratelli e le sorelle delle chiese, delle diverse confessioni. Ecco, quella è l'icona dell'unico cammino, non sono cammini diversi, è l'unico cammino della Chiesa di Dio. Poi ognuno con il proprio carisma, con il proprio ritmo, con i propri ritardi, con il proprio cuore, nell'ascolto della parola e nell'ascolto dello Spirito. Questa è stata l'esperienza ed è un'esperienza in corso nella Chiesa di Roma. Io mi fermerei davanti a questa immagine che rimane nel mio cuore, penso che rimane nel cuore di tutti, e poi in quelle parole nelle quali Papa Francesco ha sottolineato la verità del silenzio. Ecco, di fronte al mistero di Dio bisogna stare in silenzio, perché non è un silenzio vuoto, ma è un silenzio generativo. E molto spesso noi, dentro i nostri gruppi, i gruppi sinodali che si sono sviluppati all'interno della Chiesa di Roma, abbiamo sentito la voce, ma abbiamo sentito anche i silenzi, e molto spesso sono stati i silenzi quelli che hanno parlato di più al cuore del popolo di Dio, al cuore dei pastori. Quali sono state le fasi che hanno, diciamo così, animato il cammino della Chiesa italiana e poi della nostra Chiesa locale? All'inizio, nella prima fase, dal 2021 al 2023, le chiese locali e le chiese nazionali hanno fatto un cammino comune con tutta la Chiesa universale, cioè è iniziata una sorta di fase narrativa nel quale le comunità cristiane hanno raccontato se stesse, hanno tentato di raccontare la loro vita, ma una narrazione che partiva dall'ascolto della parola di Dio, ed è stata un'esperienza molto importante. La Chiesa italiana e la nostra diocesi hanno percorso nella fase narrativa il primo passo del cammino sinodale. Il suo cuore è stato l'ascolto. L'obiettivo era quello di avviare una nuova esperienza di Chiesa che pratichi la sinodalità e irrobustisca il nostro camminare insieme. Molto spesso anche nelle comunità parrocchiali si è camminato per proprio conto, ognuno con i propri ritmi, e invece questo camminare insieme, questo ritrovarsi intorno alla parola di Dio, questo mettere insieme le problematiche, attenzione, non è irenico quello che sto dicendo, non l'hanno fatto tutti, ma chi si è messo in gioco ha potuto fare questa esperienza, l'ha potuto raccontare e l'ha potuta consegnare, lo vedremo fra qualche istante. E così in questi anni, dal 21 al 23, con alcune icone bibliche come quella di Betania, abbiamo potuto sperimentare questo racconto dei nostri luoghi, dei luoghi dove la comunità vive, la strada, il villaggio, la casa, l'ospitalità, la diaconia. Abbiamo capito in questi ascolti che la cosa più importante era quella di ritrovarci insieme ascoltandoci gli uni gli altri, ma ascoltando la parola del Signore. Poi il 6 gennaio del 2023, quasi alla fine del cammino che la nostra Chiesa di Roma, ma anche la Chiesa nazionale, stava facendo di questa fase della narrazione, per noi Chiesa di Roma, il nostro Vescovo ci ha spedito una bellissima costituzione apostolica che si chiama In Ecclesiarum Communione. Lì ha detto espressamente a noi Chiesa di Roma, alla Chiesa sua, come dobbiamo comportarci nel cammino della sinodalità. Dobbiamo essere una comunità
che sperimenta in modo esemplare la collegialità e la sinodalità. Vi cito le parole che vengono espresse direttamente dalla Costituzione Apostolica all'inizio. Alla Chiesa di Roma è affidata la particolare responsabilità di accogliere la fede e la carità di Cristo trasmessa dagli Apostoli e di testimoniarle in modo esemplare. È quindi primaria preoccupazione del suo Vescovo provvedere a quanto è necessario perché questa Chiesa corrisponda a ciò che lo Spirito dice del Signore Gesù Cristo. Ecco, quasi la fase narrativa, il nostro raccontarci, si è conclusa con queste parole consegnate nella Costituzione, dove Papa Francesco ci dice chiaramente quello che dobbiamo fare. Non solo ascoltate, non solo ascoltarvi l'un l'altro, ma partecipate e fate partecipare di più tutti al mistero del cammino ecclesiale. Ma la fase narrativa in quel momento si concludeva con una sintesi di tutti gli ascolti che erano stati fatti, sono stati fatti nella chiesa locale, nella nostra comunità, questa sintesi che poi è andata a finire alla CEI, tra tutte quante le sintesi nazionali, e poi è andata a finire alla sintesi continentale, e la voce finale è andata a finire al sinodo che stiamo vivendo. Ecco, questa voce del popolo di Dio che è passata attraverso le mani, il cuore, le intelligenze di tante persone, e poi è arrivata la voce della Chiesa universale. Questo è bellissimo, questo è unico, non c'è mai stato. Generalmente si produceva un documento, poi dopo si consegnava, ma adesso il passaggio è diverso. La voce del popolo di Dio che circola come una sorta di sorgente e arriva al cuore di Roma, dove c'è Pietro, dove viene validata dalla fede apostolica. Vi do alcune indicazioni sul testo della sintesi diocesana che noi abbiamo prodotto dall'ascolto della voce di Dio. È un testo nato dall'ascolto della comunità e che ora viene riconsegnato in queste settimane, in questi tempi, alla comunità diocesana per la seconda fase che ha inizio adesso, la cosiddetta fase sapienziale, che è una fase di discernimento nel quale tutte le voci che abbiamo sentito vanno un pochettino rilette ancora alla luce dello Spirito Santo prima di prendere delle decisioni. È quello che sta facendo anche il Sinodo Universale. Ecco, ad immagine anche la nostra Chiesa locale riprenderà il testo della sintesi e lo riproporrà in modo sapienziale, imparando a fare discernimento. Cioè, dobbiamo imparare a fare discernimento, cioè non è una cosa semplice. Pastori e fedeli insieme, questa è la novità. Cosa è emerso di più evidente da questa sintesi? La sintesi, ripeto, è nata dall'ascolto, ha coinvolto il 50% delle parrocchie di Roma e circa 80 scuole, le comunità etniche, le carceri. È uno spaccato della voce del popolo di Dio che è in Roma. I contenuti sono variegati, molto spesso è materiale grezzo, cioè che arriva direttamente proprio con il parlato, con il vissuto del popolo di Dio. È ancora un materiale intraecclesiale, cioè ci siamo parlati tra noi, abbiamo fatto fatica a uscire un po' fuori da noi, ma è importante anche questo. Con dei tentativi di ascolto delle realtà più complesse come il mondo giovanile, della scuola, la povertà, le carceri. Mi ricordo era il periodo di Pasqua del 2022 e leggevo malloppi di materiale proveniente dalle scuole, i ragazzi non hanno mezze parole nel dire le cose. A un certo punto mi ha colpito un'espressione, uno di questi giovani di liceo diceva nei confronti della Chiesa, perché le domande che erano poste erano due: che cosa pensi di Dio e che cosa pensi della Chiesa. Ecco, questo giovane diceva nei confronti della Chiesa, e quindi mi sono sentito interpellato in prima persona: avete rovinato un messaggio bello. Mi è venuto subito di giudicare questa cosa qua. Invece il metodo sinodale mi dice di non giudicare quella parola, ma di lasciarla correre nel cuore, di pregarci su. E dopo abbiamo riflettuto tutti quanti, abbiamo preso questa frase, abbiamo detto: guardate, il giovane ha detto che il messaggio è bello, il Vangelo è bello, quindi abbiamo bisogno di gente che evangelizzi il suo cuore, cioè gli faccia ridire che questo messaggio è bello e glielo faccia sperimentare. Eccolo il compito della Chiesa, perché se noi andiamo con il nostro giudizio perdiamo tempo, ma se raccogliamo quella voce, anche se è graffiante,
e rispondiamo così come risponderebbe Gesù, allora è il nostro compito missionario. Quindi una voce che presenta un linguaggio graffiante ma assetato di verità, desideroso di ascoltare la voce della Chiesa su questioni calde come temi di morale rimasti sospesi. Soprattutto nel mondo giovanile è emerso che non si vuole rinunciare a dei testimoni e soprattutto c'è bisogno di gente che accompagni il viaggio della loro esistenza. Dalle parrocchie è emersa la richiesta del superamento del clericalismo e l'inaugurazione della corresponsabilità, l'attivazione di nuovi linguaggi per esprimere e comunicare la fede e di liturgie che siano comunicative del mistero di Dio e dell'uomo. E così via, dagli anziani, dalle carceri, anche una piccola voce del mondo ecumenico, quindi le chiese sorelle, sono state ascoltate. Ecco, il desiderio dell'integrazione di tante realtà che sono all'interno della diocesi di Roma, che è una diocesi molto complessa. Questi elementi nodali, con le loro tensioni che abbiamo rispettato, sono state consegnate nella sintesi che poi è andata alle sintesi nazionali e quelle continentali fino a raggiungere il sinodo. Ora siamo nella fase sapienziale. Ecco, questa fase occuperà tutto l'anno 2023 e 2024 e sarà il tempo nel quale la Chiesa di Roma rileggerà la voce delle diverse narrazioni, soprattutto questo contributo della sintesi. Sarà un tempo in cui apprendere insieme, pastori e fedeli, l'arte del discernimento. Quindi ancora una fase orante e di confronto che ci metterà insieme ad ascoltare la parola di Dio e tutte quante le problematiche e tutte le tensioni e tutti i desideri e punti nodali che sono emersi. L'icona biblica che ci accompagnerà quest'anno, sia la Chiesa di Roma che tutte le chiese nazionali italiane, sarà quella dei discepoli di Emmaus. Anche le nostre comunità, come i due che scappano da Gerusalemme, percepiscono delusioni e resistenze. E guardate, incontrare la gente, incontrare i preti, significa ascoltare le delusioni e le resistenze. Ma non dobbiamo avere paura, bisogna andare avanti. Come Gesù, che con pazienza, passo passo, si ferma e accosta il cammino di questi due discepoli scoraggiati. Siamo anche noi un po' scoraggiati all'interno della nostra Chiesa, ma tuttavia abbiamo il Cristo risorto che cammina con noi, che spiega le Scritture e fa ardere il nostro cuore. Le comunità continueranno attraverso il metodo della conversazione dello Spirito, è un metodo che abbiamo molto utilizzato durante la prima fase narrativa e che continueremo a utilizzare ancora nella fase sapienziale. Quindi la conversazione dello Spirito che ci aprirà al cammino del discernimento. I passaggi dalla fase narrativa a quella sapienziale hanno messo in luce una chiara esigenza della Chiesa di Roma, una voce quasi unanime che abbiamo ritrovato poi anche in altre voci ecclesiali e che mi sembra stia venendo fuori anche dal Sinodo mondiale. L'importanza della partecipazione di tutti. Già dalla sintesi diocesana emergeva un desiderio di maggiore partecipazione e comunione di tutto il popolo di Dio. La gente ce l'ha detto, desideriamo partecipare, non dovete cantarvela da soli voi preti, vogliamo partecipare anche noi. Però come si fa? Dicevo come il signor Farrell, dopo 400 anni che la Chiesa ci ha detto che noi siamo un pochettino cristocentrici, noi siamo l'alter Christus, voi capite che il prete è quasi una figura che, diciamo così, presenta la figura di Cristo e diventa un po' centralizzante, e questo lo vediamo anche nell'azione pastorale. Come si farà a togliersi da dosso questa dimensione? Certo, noi rimaniamo cristocentrici, ma non da soli, insieme ai nostri fedeli. Eccolo il cammino sinodale. Pastori e fedeli che hanno al centro non il prete, non il vescovo, ma hanno al centro Cristo. Ecco il cammino straordinario che stiamo facendo. Ed è il cammino della partecipazione di tutti. Cosa è emerso nella voce del popolo di Dio? È emerso il desiderio della corresponsabilità ecclesiale, e in questo momento ci stiamo interrogando come attivare questa corresponsabilità ecclesiale. Anche Papa Francesco, nella Costituzione Apostolica che ha comunicato alla Chiesa di Roma, ha sostenuto la scelta
di indirizzare il discernimento diocesano sulla riformulazione degli organismi di partecipazione. Ecco, questo sarà il nostro cammino della Chiesa diocesana in corso nel riformulare gli organismi di partecipazione, soprattutto i consigli pastorali. Ed è proprio di questi giorni che Papa Francesco ha firmato uno statuto del consiglio pastorale, che è stato una elaborazione del consiglio episcopale, del consiglio dei prefetti e della equipe sinodale diocesana. Ecco, uno strumento che sarà messo nelle mani dei pastori e del popolo di Dio, perché possiamo fare discernimento e cominciare a partecipare insieme e a vivere la corresponsabilità ecclesiale. Concludo. Il cammino sinodale, come anche gli organismi di partecipazione, rappresentano un impegno che richiede fede, umiltà, pazienza, assiduità agli incontri e suppone che siano formati da persone interiormente libere, dedite all'ascolto della parola di Dio e fiduciose nel prossimo. Non si tratta infatti di far prevalere le proprie idee o di portare avanti campagne particolari, mosse magari da intuizioni generose. Siamo piuttosto chiamati ad apprendere l'arte di lasciare a Dio la guida della sua comunità, Lui solo ha parola di vita. Per tutti si tratterà di mettere al centro la parola, perché la fede nasce dall'ascolto. Dalla fede e solo dalla fede può nascere la missione della Chiesa e la capacità di realizzarla. Io vi ringrazio. Davvero grazie Padre Davide, perché con poche pennellate ci ha donato, credo, tutta la profondità del cammino sinodale. Forse siamo stati più attenti a scorgerne l'universalità e la sincronicità, che è pure importanti, ma questo elemento di profondità ci interpella davvero molto, e grazie anche perché è molto motivante anche sentirci parte di una Roma vigile, attenta, e quindi intraprendiamo questa fase sapienziale con rinnovata consapevolezza. Grazie di cuore. Grazie. E ora passiamo al nostro secondo relatore. I'm very glad to introduce now our second speaker, Dr. Basile Octavian Mihoch from the World Council of Churches in Geneva, Program Executive for Ecumenical Relations and Faith and Order Commission. He's professor at the Bosse Institute, and in his fields of expertise is systematic theology, missiology, ecumenical theology. But I think that what really inspires his theology is how to create connections, how to connect East and West, Christianity and Islam, and even Catholics and the World Council of Churches. So we are very honored to have him here. He's also a person that is really always building a tissue of fraternal relationship, often invisible, but very, very important and fruitful. So it's a great joy to have you here, and he will speak on the topic Embarking a New Transformation, Exploring the World Council of Churches' Vision of Pilgrimage for Justice, Reconciliation and Unity. Grazie. Thank you very much, Teresa, for this friendly presentation. So it's very promising what what you promised tonight. I'm not going to give an answer, a complete answer to your to the question of where are we going as a council. We don't go alone; we go together, as Father was stressing in his presentation. I would like to start by mentioning some general things about the Council for all of us to be on the same page what is the World Council of Churches, but very briefly, because you have already in your abstract here. So WCC's primary mission is to promote visible unity in faith and Eucharistic fellowship expressed through worship, common life, witness, and service to the world. Although the path to visible Christian unity may seem challenging, it remains our vital goal.
The WCC has grown to become the largest, most diverse fellowship of churches in the world. Today, it includes 352 churches from nearly every church tradition, representing almost 600 million Christians in more than 120 countries. 2023, this year, is a momentous one for the WCC as we celebrate our 75th anniversary since its founding in 1948. For 75 years, the WCC has helped to nurture a strong ecumenical movement with partners including National Council of Churches, regional ecumenical organizations, Christian communions, specialized ministries, and international ecumenical organizations. The WCC nurtures relations with churches that are not members, such as the Roman Catholic Church, as well as Pentecostal and Evangelical churches. More churches are seeking membership in the WCC, particularly Pentecostal churches and African instituted churches. The strength and impact of the WCC's work and witness, especially in advocacy, receive impetus from collaboration with civil society and international partners such as the United Nations, World Health Organization, International Labor Organization, and others. Additionally, dialogue and cooperation with people of other faiths have become increasingly important in the life of the Council and a witness of the Fellowship and the One Ecumenical Movement. Now, let me just go briefly into some contextual imperatives and the signs of hope. The current global context has been described as a polycrisis. Multiple threats are converging in complex interrelationships. Membership in traditional churches is declining, while churches in other parts of the world are growing. The growing diversity of all our societies through migration and globalization is another challenge and contextual imperative. Faith communities remain in this context a strong hope for promoting metanoia, transformation in the hearts, minds, and actions of people and communities. WCC is challenged to adapt to this changing ecumenical landscape to ensure the relevance, impact, and transformation needed in a rapidly changing world. The values of the WCC are rooted in a common understanding and vision that includes converging churches, ecumenical and faith partners for dialogue and encounter, creating safe spaces for differing perspectives, encouraging mutual accountability, fostering shared decision-making that strengthens the ethos and practice of consensus, promoting justice, reconciliation, and unity at all levels within the fellowship and across the oikumene, building life-affirming and life-enhancing relationships to ensure the fullness of life for all creation. Relationships, as Teresa already mentioned, are at the core of ecumenism. The assembly in Karlsruhe last year affirmed an ecumenism of the heart that provokes conversation on the relational commitment to ecumenism, which has been understood as God's presence in the whole inhabited earth. We read in the Unity Statement, the quality of the relationships between us and our churches will inspire our journey and our common work. And in another report from the Assembly, we read, deepened relationships should lead to radical change, to conversion, reconciliation, justice, and reparations. We affirm an ecumenism of the heart, but also an ecumenism of the feet, in which we walk in the standards of Jesus Christ. While those at the Constituting Assembly of the WCC in Amsterdam 1948 said that they commit themselves to stay together, at the 10th Assembly in Busan in 2013, we told each other that we would move together as a movement of churches, living out our hope of God's reign along the way, together and each in our own context. So the pilgrimage paradigm came into being in Busan, and it was drafted and conceptualized after Busan Assembly. It was then given to the world, and the invitation was sent to the world after the Central Committee into 2014. So from Busan to Karlsruhe, we were guided by this pilgrimage of justice and peace. This conceptual framework
theological framework and practical outgoing outworking of the pig image received the recommendation from the Cultural Assembly to be reviewed and re-examined to further develop the model and further study the impact of the pig image of justice and peace on member churches, to see how the churches, the member churches, were strengthened in this model and what was the place in the life of the fellowship. So the Assembly in Karlsruhe decided to continue on this common journey, celebrating the work of the Pilgrimage of Justice and Peace in common witness on the ecumenical journey, with the invitation of this Assembly for movement towards reconciliation and unity. So the Assembly invites member churches and ecumenical partners to commit to working together as a fellowship in a Pilgrimage of Justice, Reconciliation and Unity. Pilgrimage is, since Busan, was considered to be a sacred journey of new encounters and continual learning and discerning, always headed towards fuller unity, justice and peace. It engaged us with the concrete contexts and evident needs of others, a journey that can transform us and the world. The pilgrimage of justice and peace has allowed us to be risk takers and to leave our comfort zones. The approach of the pilgrimage has helped us to make clear that we cannot focus on a single method. We cannot only have an institutional approach to our unity. We cannot have only a theological approach. We cannot have only the approach of prophetic witness. And we cannot have only a spiritual and personal approach. This unity has many dimensions corresponding to the double nature of unity as a gift and unity as a task. With the Roman Catholic Church, we have a joint working group, which was established in 1965. And I'm very glad to work closely with Bishop Farrell and Father Andrei Koromanski here present. The last mandate produced two study documents with the titles Peace is a Treasure for All, an Ecumenical Reflection on Peace Building, and the second one, Migration or Migrants and Refugees, Ecumenical Challenges and Opportunities. You see in the middle is the report of the last mandate, is the 10th report from 2014-2022, with the title Working, Praying and Working Together in Ecumenical Pilgrimage. This was the motto of the visit of the of Pope Francis to the Ecumenical Center, to the WCC in 2018, when we celebrated 70 years of existence. At this moment, at this celebration, Pope Francis said, "I have desire to come here, a pilgrim in quest of unity and peace. I thank God because here I have found you, brothers and sisters, already making this same journey. For us as Christians, working together is not a ploy to strengthen our own positions, but an act of obedience to the Lord and love for our world." You find both documents online available. You can download them for free. You will find the word pilgrimage many times in the report, working, praying and working together, as well as in the two study documents. Now you can see how the council is organized. For some it's not very clear, also for us working it's sometimes very difficult to understand, but you see the umbrella concept there, pilgrimage of justice, reconciliation and unity. The Assembly in Karlsruhe recommended four strategic objectives. First, you see in different colors the four objectives: strengthening fellowship and deepening solidarity, second, witnessing as transforming disciples, third, promoting spirituality, reflection and formation, and fourth, fostering innovative and inspiring communication. You see there are two main blocks: unity mission and ecumenical education and formation, and public witness and diaconia. On your left side you see what we call transversal issues. So these are departments in the council that work very close together. All our work is interrelated, is transversal. The work cannot be divided just in silos here, church and ecumenical relations. This is my department in white. And then you see in red and blue, those the red belonging to unity mission and blue public witness and diaconia.
On the right side, there are our current commissions, 7 commissions. The last one, the 7th one, was established recently, Commission on Climate Change and Sustainable Development. Inspired by the outcomes of the Assembly and developed in consultation with member churches and community partners, the Central Committee held this year in June in Geneva approved the WC Strategic Plan 2023 to 2030 as a guide for implementing and monitoring the work of the Council until the next Assembly. In the new strategic plan, the methods of working seeks to break down silos so that the work of unity is embedded even in the organizational and programmatic and operational structures of the WCC. The current perceived separation of theology and praxis, diaconia, is conceived as holistic and integral work in the strategic plan. The programmatic work of the WCC is implemented in collaboration with member churches and the ecumenical partners, consultative bodies such as WC commissions, joint working groups, reference groups, and advisory groups that help to guide the work of the WCC by involving and engaging the fellowship. The WCC's programmatic methodologies will also address decolonization, decentralization, regional integration, and a range of epistemologies. Let me just quick focus on unity mission and ecumenical formation. The column here in red. The Unity Mission Ecumenical Formation Program area operates under 4 strategic goals. Each goal or priority is built around a key question or issue contributing to the pilgrimage of justice, reconciliation, and unity. The first priority is overarching and defines the journey towards visible unity. The second priority pertains to faith and order work, like also the first one, whose focus is on broadening the table in ecclesial, demographic, and epistemic terms, and shapes the composition of the commission and study groups of the and the content of study processes. The third priority focuses on the commission for world mission and evangelism, and the key issue of orienting the work of the WCC towards mission from the margins, as ethos and definer of the journey towards transforming discipleship. And the fourth one, the fourth priority, underpins the WCC's journey together as a fellowship in formation, constantly learning by focusing on formation as an ethos and as a program. Related to this program area of the Council is the event in Nicaea 2025, the 1700th anniversary of the Council of Nicaea, that invites the churches to commemorate ecumenically and to consider the search for visible unity under the theme Living the Apostolic Faith Together Today. This significant anniversary, celebrated globally by Christians, offers a unique platform to delve into themes and questions about the Council of Nicaea. The Nicaea 2025 commemoration will pivot around faith, unity, and mission to reaffirm the WCC's vision of churches calling one another to visible unity and advancing the unity of humanity and of all creation. The second program area, public witness and diaconia, aims at effective witness, martyria, and service, diaconia, towards the first living planet where people enjoy justice and human rights, peace and reconciliation, and holistic health. In doing so, churches, ecumenical partners, and people of goodwill effectively respond to an intersection of contemporary challenges, including particularly climate and economic crisis, regression in respecting human rights, violent conflicts, and limited access to key social services, especially health. The WCC offers leadership to the pilgrimage of justice, reconciliation, and unity through convening public voice, encouraging cooperation, and fostering coherence. Convening means facilitation of joint reflection and planning, public voice, advocacy at global level, encouraging cooperation, connecting churches, National Council of Churches, regional ecumenical organizations, and ecumenical partners, and fostering coherence
jointly developing a profile. The strategic direction as a pilgrimage of justice, reconciliation, and unity. The strategic plan says that the pilgrimage is threefold: an invitation, a direction, and a methodology. First, the invitation. God is the one who invites us, and then churches invite one another. The direction means continuous learning, ongoing and dynamic journey directed to the reign of God, a journey which churches take together with other companions and in context of the whole world. Methodology is expressed in three ways, as it was already done after the Busan Assembly: via positiva, celebrating the gifts; via negativa, visiting the wounds; and via transformativa, moving towards transformation. The pilgrimage is a journey inspired by a theology of a companionship, which reinforces the idea that we are all sojourners on the way of becoming. Let me focus shortly on the pilgrimage as movement. God's dynamic engagement reflects God's active involvement in creation and humanity, seeking transforming injustices, enmities, and iniquities. The movement towards such transformation invites us to frame the pilgrimage within the mission from the margins paradigm of being sent to face the forces that marginalize, and to see our witness and our movement opening spaces for life and liberation. A continuous journey, pilgrimage signifies an ongoing and purposeful journey towards the kingdom of God. Empowering collective reflection through facilitating engagement in meaningful discussions without the preoccupation to resolve all the differences before embarking on the common journey. It provides scope to raise essential questions about pressing concerns that arise as the people of God move together towards the future without the threat of fragmenting the fellowship. And I continue, embracing change. Pilgrimage encourages us to adapt, grow, and evolve as we move forward on our collective journey. Mission from the margins encourages facing and addressing forces, as I already mentioned, that marginalize individuals and communities, and invites to a different approach. Ecumenicity does not lie in the divisive nature of the subject matter, but in the approach itself. This approach should leverage the rich traditions of various churches to shed new light on any given topic. By doing so, the perception of the topic transforms in ways that make a significant and valuable contribution to the collective journey. I'm going to focus now a little bit on theology of the pilgrimage of justice, reconciliation, and unity. The pilgrimage, this new paradigm, is rooted in the love of the Triune God who created the world, empowers and renews it through the Holy Spirit, and aims to reconcile all things in Christ. That means on the focus cultivation of relationships as cornerstone. We can speak in this aspect, in this regard, about Trinitarian anthropology. Then Christological foundation. The pilgrimage is grounded in the journey of Jesus Christ on earth from his incarnation through his crucifixion and resurrection, aiming to redeem and transform creation. Christ's love moves the world towards reconciliation and unity. Is the foundation of the pilgrimage of justice, reconciliation, and unity. Then pneumatological basis. The pilgrimage is energized by the Holy Spirit, is inspired by the Holy Spirit, leading the churches to discern God's will for human relationships and empowering them for prophetic witness and action in their societies. An invitation to all of you to join us on this pilgrimage, and I express my sincere gratitude to Professor Teresa Francesca Rossi for making this evening possible. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mihok, for, first of all, you fulfilled our expectations and promises. I mean, we now know where the WCC is going, actually. But also thank you because you gave us the picture of a World Council of Churches that is not only the institutions with so many programs, which it has, but as a living body, a walking, meeting,
obstacles, journeying, and growing. Thank you very much. And thank you also because you give us also this sense of the ecumenical movement really at the service of the ecumene with all these overall projects. Thank you very much for your presentation. Siamo allora ora alla conclusione e prima di chiamare Padre Tim for a final greetings, I would just call again Padre Tim just to give us a final word of greetings and you know to on behalf of the friars. Ma volevo soltanto ringraziare, permettetemi, tutto lo staff del Centro Promunione che ha contribuito alla realizzazione di questa di questo pomeriggio. Grazie a tutti voi perché davvero è una audience veramente che onora il Centro Pro Unione. Grazie per tutto il vostro impegno, quello che fate per l'ecumenismo. Vasily and Father Davide, thank you very much for your presentations. You certainly have given us an awful lot to reflect upon. I have a major project now with your presentation in Italian to get it translated into English, but I did a pretty good job following along. I probably made a few errors along the way, but I'll correct them as I go. So I thank you, Father, for your talk. It was an excellent one, I'm sure, and gave us a lot of insights into the whole reality and the teaching of the Synod on synodality. And thank you, Vasily. I feel like I know you well since our meeting last spring. Your presentation and appreciate very much to know what's happening with the World Council of Churches. And it gives us really some key ideas about what the directions are that the Council is taking. And even though the Catholic Church is not a member of the World Council of Churches, nevertheless, they are partners, very much partners, it seems to me, I assure you, Father, in the pilgrimage. Catholics are everywhere in the Council, in all our departments and commissions. Yes, yes, very much. We are partners then, truly in the pilgrimage, and we are then walking together, and all that implies in terms of what Father David has described to us. We thank you, folks, for coming here this evening and being present for this presentation, and hope to see you again another time. Thank you, Father.